forse le nuove tecnologie riproduttive stanno modificando anche le nostre convinzioni sulla genitorialità. Fino a pochi anni fa ancora si distingueva tra genitori biologici, genitori sociali. Forse esiste un unico genitore, esiste colui che cresce, che porta avanti, che modella anche il carattere e l'identità che crea la persona. Non gli avrà dato il codice genetico, però gli ha dato l'identità, l'ha fatto essere quella persona che di fatto è, e non sarebbe stato quella persona se non avesse modellato la sua identità in quel modo. Quindi è a tutti gli effetti l'unico genitore. Se essere un genitore responsabile è mettere al mondo il bambino con la migliore dotazione genetica possibile, perché dovrei allora utilizzare i miei di geni? Potrebbe diventare normale, o potrebbe diventare, diciamo, qualcosa di più accettabile ricorrere a un materiale di altre persone. Quanto c'è ancora il concetto di genitorialità in questo senso? La nostra idea di genitorialità è legata a un'idea molto fisica, è sangue del mio sangue, e quindi, diciamo, io divento genitore nel momento in cui io metto al mondo un figlio, o meglio, nasce un bambino dalle mie cellule, dai miei spermatozoi, dai miei geni, dal mio sangue. Certo. Ed è sufficiente questo legame fisico, biologico, a creare la genitorialità, a creare il legame genitore-figlio. La riproduzione assistita cambia anche questo modello, perché è possibile ricorrere ai donatori, alle cellule, è possibile diventare genitori utilizzando i gameti, e la legge ti riconosce a tutti gli effetti come genitore. Mentre se tu ti riproduci sessualmente, hai un rapporto occasionale, non vedi quella persona per 20 anni, per 30 anni, rimani comunque il genitore di quella persona, e chi nasce o quella donna può poi chiedere conto del fatto che tu sei il genitore di quel bambino perché hai avuto quel rapporto sessuale. Il donatore invece dalla legge è riconosciuto come donatore, è un donatore. Dal materiale genetico il genitore è quello che va nella clinica di riproduzione assistita, che firma e che accetta di utilizzare gli spermatozoi o gli ovociti di quella persona. Quella persona è un semplice donatore. Sta cambiando anche, questo è interessante, perché all'inizio tutti i paesi prevedevano l'anonimato dei donatori. Adesso le cose stanno cambiando, sempre più paesi ammettono la possibilità per chi nasce da riproduzione con i gameti, spermatozoi e ovociti di donatore o donatrice, di conoscere a 18 anni l'identità del donatore. In Italia ancora non c'è questa legge. E sta cambiando quindi anche la dimensione della riproduzione assistita. Cioè, il donatore prima sembrava una figura che dovesse essere tenuta nascosta, anonima. Cos'è cambiato? È cambiato che a volte i bambini, i ragazzi, le ragazze nate da riproduzione assistita avevano la curiosità di conoscere il donatore o la donatrice. Forse questo è possibile senza mettere in discussione l'idea che i genitori sono quelli che hanno avviato il processo, ma che ci può essere comunque una dimensione che include anche la persona che ha dato il materiale genetico. E forse si potrebbe anche cominciare a pensare che l'anonimato non è necessario. Forse io posso aver voglia di utilizzare i gameti di un donatore o di una donatrice, ma conoscere la sua identità, quindi farla partecipare di questo progetto genitoriale dall'inizio, fermo restando il fatto che io sono il genitore e tu sei quello che mi aiuta a realizzare questo progetto dando il materiale genetico. Poi si può vedere se la cosa funziona a livello relazionale, se poi avremmo voglia di continuare ad avere una qualche forma di relazione. L'identità di un individuo non è più data dalla sua naturalità, no? Dalla sua condizione biologica, sì. Ma è sempre più sociale. È più, sì. Nel senso che sono le forze sociali, in questo caso tecnologie,
la famiglia, scienze, anche eccetera, che hanno consentito questa, sì, questa anche, realtà. E anche appunto la mia identità non è riducibile alle mie caratteristiche genetiche, ma la mia identità è qualcosa che viene prodotta dalle relazioni, e quindi dal tipo di carattere che ho, dal tipo di persona che mostro di essere, e la condizione genetica è una componente, ma non il segno della mia identità. E poi ma io volevo dire semplicemente che è molto, anche molto meno egoistico, cioè qualcosa che poi si vede anche in altri ambiti, cioè al poliamore, nuove forme di amore in cui non c'è la possessività anche di un rapporto con determinate persone. E poi nel momento in cui vengono meno i genitori biologici, il padre e la madre, o i modelli derivati, due padri, due madri, tre padri, quello che è, che siamo quasi per modelli un po' derivati da quello, quasi come se sia prospettabile una comunità sociale cui gli individui, ecco, non più neanche più come figli di per sé, ma nascono come dentro anche determinate strutture sociali, chiaramente, però appunto questo è un processo più collettivo. Ma lo è, che non familiare, in questo senso. Lo è di fatto, senza il medico, lo scienziato, l'infermiere, cioè senza il donato, cioè di fatto è un risultato sociale, ma chi ne detiene il controllo? No, la comunità. No, però tu ne sei un fruitore se ne hai l'accesso. Certo. Però si prospetta la possibilità di questo. Però caspita. Si dipende poi dagli interessi, credo, anche economici. I costi di una riproduzione assistita ormai sono, diciamo, accessibili ampiamente. Però appunto le tecnologie avanzano e quindi anche i costi si riducono di interventi di questo tipo. Se fosse una comunità che lo gestisce dovrebbe essere gratuito. In Italia c'è il servizio sanitario, in Israele il servizio sanitario copre fino alla fine, insomma copre un ciclo dopo l'altro finché non riesci a realizzare il tuo progetto genitoriale, sei in età fertile, insomma poi a seconda della condizione degli stati, della condizione economica, della disponibilità, però ci può essere un sostegno e riconoscimento che si tratta anche di un'esigenza importante per le persone realizzare il proprio progetto genitoriale. Si sta modificando la famiglia ed esistono anche tecnologie che potrebbero permettere, se uno comunque vuole avere un legame genetico con un nascituro, di poter avere un figlio genetico, biologico, con più di una persona. Anche questo è interessante. Prima parlavamo di tecnologie che permettono di avere un figlio da solo, ma le tecnologie potrebbero permettere anche a 3-4 persone di avere un figlio insieme, di trasmettere tutte e quattro delle caratteristiche genetiche a chi mettono al mondo. Cioè, si arriverà a prendere però è interessante come perché figo sì. No, però è interessante come speriamo che corre. Poi, cioè, uno stato può anche decidere di fare 3 milioni di Superman che vuole l'esercito per e quello è anche un rischio, no? Però quello è interessante come esperimento mentale, perché dovremmo pensare che soltanto due persone dovrebbero trasmettere o dovrebbero avere un figlio insieme, e se sono tre non è naturale, vabbè, però ho capito, ma è un esperimento mentale, no, vabbè, la somma è una media umana, no, nel senso media comune sarebbe possibile, ma perché mai quattro persone per esempio dovrebbero progettare di fare un figlio, perché, diciamo, insieme nell'ipotesi del poliamore o nel poliamore o perché comunque crescere un figlio può essere una cosa impegnativa. Quindi uno dice guarda, mettiamoci in carico 3 o 4, così ci organizziamo, poi sarebbe molto etico, perché in previsione dell'andamento demografico futuro e la sostenibilità di questo, esatto, potrebbe essere anche una riduzione della natalità. Perché dovremmo pensare che la coppia genitoriale, che due persone sono il modello giusto, ideale, appropriato, e non tre? Perché la natura fino adesso ha detto così, però appunto stiamo mettendo in discussione. Il fatto è che secondo me all'inizio, e questo lo si vede se si va a,
a ricostruire un po' la storia anche delle tecniche riproduttive o dell'innovazione tecnologica. Quando una tecnica compare per la prima volta, la reazione è negativa o comunque è disorientante, perché va a cambiare completamente lo scenario. Non siamo abituati. È come nelle situazioni più quotidiane, nel senso abbiamo bisogno di tempo per abituarci a una nuova casa, a un nuovo contesto, a una nuova città. All'inizio ci sembra tutto troppo lontano, diverso, non bello come quello che avevamo prima, o spesso accade così, insomma, per cui abbiamo bisogno di tempo, con il tempo ci abituiamo, scopriamo e poi prendiamo l'abitudine e ci sembra la situazione familiare, bella, accogliente, calda e che non cambieremo con nessun'altra situazione. E con le tecnologie avviene qualcosa del genere, all'inizio appunto c'è la reazione negativa, il sentimento di ripugnanza, ma poi subentra la familiarità, l'abitudine, diventa qualcosa che non ci spaventa più.